Buonasera e bentrovati ad intorno alle 9 per l'ultima puntata della trasmissione del 2020. Abbiamo pensato di avere ospite con noi uno dei pratesi che, se non il pratese, che si è segnalato maggiormente nel 2020 con le sue azioni. Sto parlando dell'insegnante Francesca Sivieri. Buonasera. Buonasera a voi. Appunto, dicevamo che sei una delle pratesi che si è contraddistinta in quest'anno con le sue azioni. Ricordiamo il perché. A maggio del 2020 hai deciso, nonostante il lockdown prevedesse la chiusura delle scuole, di tenere comunque delle lezioni in presenza con i ragazzi all'aperto, quindi rispettando ovviamente tutte le norme anticontagio per mantenere viva, diciamo così, la didattica in presenza, e lo hai fatto appunto nei parchi. Inizialmente con i tuoi piccoli alunni, perché sono appunto alunni delle scuole dell'infanzia, poi se ne sono aggiunti tanti altri. È stata quindi un'iniziativa che ha avuto tanti applausi a livello nazionale, ha avuto risalto anche delle imitazioni, perché comunque ci sono stati poi anche esempi di altre iniziative simili in Italia, e un'iniziativa che ti ha portato poi, lo diremo anche dopo, tanti riconoscimenti. Francesca, vogliamo ripercorrere quindi quello che è successo. È vero che sono passati tanti mesi, però è stata comunque un'iniziativa che ha avuto talmente tanto risalto che, diciamo così, può durare nel tempo e magari creare anche un precedente per il futuro. Come ti è venuta l'idea quindi, e soprattutto pensavi che questa tua iniziativa avrebbe avuto tutto questo risalto? Allora, intanto ci tengo a sottolineare che non sono state delle vere lezioni. È nato tutto durante la quarantena, quando le notizie che si sentivano riguardo alla scuola appunto ci facevano iniziare a capire che a scuola non si sarebbe potuti tornare. E allora è iniziato un pochino dentro di me a nascere un po' di rabbia perché mi sembrava che appunto non venisse dato spazio né ai bambini né ai ragazzi. E quindi ho iniziato a pensare a che cosa avrei potuto fare per mettere il mio tempo a disposizione dei bambini. E siccome ho questa grande passione per i libri e per le letture, ho pensato di riempire una valigia di libri e portarla nei giardini. E così ho invitato inizialmente sì anche bambini di scuola mia, però avendo anche una pagina Facebook avevo pubblicato anche lì che chi avesse avuto voglia di ascoltare una storia mi avrebbe trovato ai giardini a un certo orario. E così è stato l'inizio di questa avventura che da un piccolo gruppo di bambini si è via via allargato nei giorni e via via ha preso sempre più campo anche questa iniziativa perché poi mi hanno seguito in questa avventura anche altre colleghe. E siamo qui appunto a dicembre a parlare ancora di queste letture perché forse è stato proprio un segnale che ha ridato voce ai bambini che erano stati dimenticati. Ecco, appunto, hai detto bene tu, hai fatto bene a sottolinearlo, non erano proprio vere e proprie lezioni, ma appunto letture nel parco per i bambini, alle quali poi, tra l'altro, hanno partecipato anche i genitori dei bambini, perché è stata un'iniziativa che ha avuto talmente tanto successo che ha coinvolto anche i genitori. Sì, certo, essendo bambini poi di un'età molto piccola, perché comunque erano letture per i bambini dai 3 ai 6 anni, è logico che non sarebbero potuti venire da soli e quindi erano accompagnati dalle famiglie. E il bello di questa iniziativa è stata proprio anche ridare uno spazio, soprattutto alle mamme, che in tante hanno raccontato di essersi sentite sole durante la quarantena a casa con bambini piccoli da gestire, il lavoro da fare da casa e anche per loro è stata una boccata d'aria poter accompagnare i bambini alle letture e nel mentre loro scambiare due chiacchiere, tornare a fare quello che diciamo poteva essere la vita di prima. E soprattutto permettere ai bambini, soprattutto così piccoli, di poter comunque vedere i loro amici, ovviamente sempre lo ripetiamo nel rispetto delle norme che ovviamente non avrebbero invece potuto vedere con le scuole chiuse. Sì, infatti, sicuramente io non mi dimenticherò mai gli occhi dei bambini il primo lunedì che ci siamo trovati nei giardini, perché essendo così piccoli anche il tempo, no, ha una valenza tutta particolare, quindi meravigliarsi di rincontrarsi, di rivedersi, di rigiocare insieme, è stato veramente lo stupore nei loro occhi, come se all'improvviso fosse
riapparsa la loro vita, i loro amici, le loro relazioni. Anche perché appunto uno dei problemi che maggiormente abbiamo riscontrato parlando anche con ragazzi più grandi che frequentano la scuola è stato appunto il non poter essere presenti in classe e soprattutto non poter vedere i propri compagni. Questa tua iniziativa, come dicevo appunto in apertura, ti ha portato tanti riconoscimenti, spero di non dimenticarne nessuno, vediamo se li ripercorriamo tutti. Allora, il premio Vivere a Spreco Zero 2020 promosso col Ministero dell'Ambiente, e questo è stato il primo, poi premio Comunicatore Toscano 2020 promosso dal Corecom Toscano, e poi sei stata inserita tra le 20 finaliste del premio Donna dell'Anno promosso dal settimanale di Repubblica. Quindi insomma, diciamo che non hai fatto una cosa da poco. Magari all'inizio ti sembrava di sì, ma in realtà poi non è stato così. Per me, a differenza di come tanti hanno vissuto quest'anno, per me è stato un anno positivo, bellissimo, pieno di grandi soddisfazioni. A riprova del fatto che un gesto che io ho mandato in maniera molto semplice, che è nato veramente dal cuore, sentito, perché avevo bisogno di rivedere i miei bambini, di fare qualcosa per loro, ha avuto poi un richiamo così, così grande, insomma è nata proprio un'onda d'affetto, di stima, che è andata ben oltre i confini della città, e questo mi ha logicamente insomma inorgoglito, nel senso che sono felice di aver fatto questo passo, che all'inizio ero un po' titubante, ho avuto anche un po' di incertezza se era il caso o meno, e poi alla fine sono felice di aver seguito il cuore e di essermi buttata, e tutto questo penso sia la riprova che ho fatto bene. Anche perché tu, da insegnante e da mamma di ragazzi in età scolare, diciamo così, hai vissuto la doppia faccia della medaglia, no? dell'insegnante ma anche del genitore, che comunque poi è costretto a seguire i propri ragazzi che devono fare didattica a distanza. Sembra però che finalmente si possa vedere un po' di luce. Dal 7 gennaio, ovviamente fate tutti gli scongiuri, si dovrebbe tornare sui banchi. Come lo vedi il futuro del il 2021 della scuola? Ma me lo auguro, intanto perché appunto essendo mamma di due ragazzi in età di superiori, quindi che sono a casa da tanti mesi, e penso che siano stati privati veramente di un loro diritto fondamentale, e non tanto per mancanza di organizzazione da parte delle scuole, perché appunto lavorando dentro le scuole so i tanti sacrifici e tanti impegni che le scuole si sono prese per poter riaprire in sicurezza, e quindi secondo me anche a questo giro è stata una sconfitta della società nei confronti di questi ragazzi, e poi ci tengo a sottolineare che loro saranno il nostro futuro, il nostro domani, e privarli della scuola e di tutto quello che comporta l'andare a scuola, perché comunque è un momento di socialità, di relazione, di crescita, di confronto, mi sembra una cosa, ecco, grave, che a me mi ha fatto star male da mamma e anche da insegnante. Per il 2021 quindi mi auguro che tutte le scelte che verranno fatte siano a favore di questi ragazzi, per ridargli veramente i loro spazi e il modo di crescere. Ecco, appunto, hai detto anche qual è l'auspicio del 2021, ti chiedo, ovviamente si spera di non dover mai ritornare a quello che abbiamo passato, però diciamo che se dovesse risuccedere qualcosa di simile, quindi dovessero richiudere le scuole, saresti già pronta eventualmente ad una lettura nel Parco Bis? Prontissima, e vorrei sperare che tante insegnanti, anche appunto degli ordini di scuola più alti come le medie, le superiori, si rendessero disponibili per il bene dei ragazzi ad uscire fuori, a farsi sentire, perché penso sia importante anche come esempio per i nostri ragazzi, che non ci si deve abbattere o chiudere nel momento della difficoltà, ma provare a reinventarsi, a pensare a nuovi passi possibili in un momento in cui il vecchio, diciamo, non va più bene. Questo è come dicevi tu, appunto, è stato un anno negativo, anche se per te ha portato comunque anche degli aspetti positivi. Come lo immagini il 2021? Spero che si possa uscire presto da questo clima un po' di paura, un po' di chiusura, che ci ha anche portato
un po' ad allontanarsi, no? A perdere quella vicinanza anche fisica, e spero veramente che il 2021 ci possa portare nuove prospettive, nuovi orizzonti da condividere con le persone che abbiamo intorno. Francesca, il tempo a nostra disposizione è finito, io ovviamente ti ringrazio di aver accettato il nostro invito, di aver fatto con noi questa chiacchierata, per te che comunque sei stato uno dei personaggi pratesi che ha segnato questo 2020, ovviamente ti ringrazio e ne approfitto anche per farti gli auguri di buon anno. Grazie a voi dell'interessamento e buon anno a tutti voi, che sia veramente un 2021 positivo. Anche da parte mia, ovviamente, a voi tutti che ci avete seguito, un augurio di buon anno. Intorno alle 9 si ferma soltanto per qualche giorno, tornerà come sempre dopo il telegiornale anche a gennaio del 2021. Grazie dell'attenzione, buon anno e buon proseguimento di serata.